ETG più Today, buongiorno, ben ritrovati. Venerdì mattina si chiude un'altra settimana con davvero tante notizie in primo piano, le notizie dall'Italia, la situazione internazionale con la delicata situazione in Medio Oriente, ma è anche la settimana del Festival di Sanremo, quindi inevitabilmente tantissimo spazio dedicato anche dai mezzi di informazione al Festival della Canzone Italiana, anche alle inevitabili polemiche che ogni anno accompagnano la kermesse. Lo dico già subito, seguiremo anche oggi invece anche un importante appuntamento in corso a Cernobbio, a Villa Erba, la Winter School sulla sanità, motore sanità dedicata all'innovazione, a tantissimi temi in primo piano, dalle risorse per la sanità, la tecnologia in campo sanitario. Abbiamo seguito ieri la prima giornata, oggi continueremo a seguire la seconda e ultima giornata della manifestazione e avremo tra pochissimo anche collegamenti, sentiremo direttamente la voce dei protagonisti dell'evento da Cernobbio. Ma ora andiamo subito a dare uno sguardo invece a quelle che sono le aperture dei principali mezzi di informazione in questo momento. Ancora spazio alla protesta dei trattori e ne parleremo anche noi, anche con l'assessore regionale proprio all'agricoltura. E in primo piano lo vediamo sull'ANSA, stasera il corteo sul raccordo a Roma, vogliamo vedere Meloni, scontro con Lollobrigida. Ricordiamo che ieri i trattori sono arrivati anche a Sanremo. E la richiesta appunto era quella di poter parlare sul palco dell'Ariston. Ieri non è accaduto, anche questa sera non dovrebbe esserci la presenza degli agricoltori, ma Amadeus dovrebbe leggere un comunicato dal palco dell'Ariston. Queste sono le ultime indiscrezioni, così dovrebbe andare nella giornata di oggi. Salta la manifestazione a Roma, oggi 4:30 al Colosseo, scontro con Lollobrigida. Sale la tensione mentre entra nel vivo la protesta dei trattori a Roma. Confermiamo che stasera ci sarà il corteo dei trattori sul raccordo anulare, lo dice Roberto Rosati, uno dei portavoce degli agricoltori abruzzesi che ha aderito a Riscatto Agricolo al presidio dei trattori su via Nomentana a Roma. Solo l'orario da stabilire dovrebbe essere attorno alle 21. E allora questi gli aggiornamenti su quella che appunto dovrebbe essere la giornata di oggi per quanto riguarda la protesta degli agricoltori. Lo dicevo però, siamo in diretta a Cernobbio proprio per seguire gli eventi della Winter School e allora subito la linea a Beatrice Greco. Sì, come dicevi, siamo qui per la Winter School di Motore Sanità oggi, la seconda giornata, nonché ultima nella giornata di oggi. In realtà ci saranno diversi ospiti istituzionali, parlerà il sottosegretario Alessio Butti, che tra poco avremo come ospite, e parlerà dell'innovazione che cambia il futuro, quindi come avvicinare la sanità ai cittadini. Ci sarà anche il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin per parlare dell'importanza del rapporto tra salute e ambiente e nelle conclusioni della giornata ci sarà anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, per un confronto con anche altri governatori di altre regioni italiane sulla sanità regionale. Quindi tra poco riprendiamo la linea col nostro primo ospite e a tra pochissimo. Grazie, allora torneremo subito da te appunto per sentire la voce del primo ospite. Torno ancora un attimo sulla protesta dei trattori perché ovviamente si sta continuando a parlare di questo tema, lo stavamo leggendo, è prevista appunto una protesta questa sera su via Nomentana a Roma, dovrebbe essere attorno alle 21 una cinquantina di agricoltori e allevatori del collettivo Agricoltori Autonomi Alessandria Asti è invece partita in pullman e con mezzi propri per raggiungere Sanremo per il presidio autorizzato tra le 13 e le 17. Il comunicato che sarà letto questa sera sul palco del teatro Ariston durante il festival, si legge in una nota, è stato condiviso e sottoscritto con il comitato Riscatto Agricolo di Melegnano. Al presidio di Sanremo anche una ventina di trattori provenienti da Mondovì, in provincia di Cuneo. Il collettivo Agricoltori Autonomi continuerà le azioni di protesta già la prossima settimana ad Asti. In questi giorni i vari movimenti e gruppi piemontesi si stanno incontrando per concordare insieme azioni collettive. Allora, questo dall'ANSA, ma andiamo a vedere anche dal Corriere. I trattori a Sanremo minacciano il festival, se non ci date il palco domani
saremo tutti qui. Andiamo a vedere appunto qualche aggiornamento proprio dal pezzo del Corriere. Promettono ferro e fuoco gli agricoltori arrivati ieri con 7 trattori da Melegnano fino al lungomare di Sanremo, ai quali la RAI ha negato il palco e concesso di vergare un comunicato sulla loro protesta che questa sera dovrebbe leggere il conduttore del festival Amadeus. I manifestanti appartengono al gruppo Riscatto Agricolo, lo stesso che a Roma ha annullato il corteo inizialmente previsto per oggi. I 7 agricoltori che hanno guidato per 275 chilometri fino quasi all'Ariston, scortati dalle forze dell'ordine, non ci stanno a non salire sul palco più famoso d'Italia, come sembrava in un primo momento. In 4 si erano già preparati, se non ci faranno salire sul palco vuol dire che cambieremo programma. Sabato tutti i nostri trattori di Liguria, Lombardia e Piemonte saranno convogliati in Riviera. Il portavoce di Riscatto Agricolo, Raffaele Cavaliere, alza i toni di fronte alla decisione della RAI e minaccia. È inaudito, dopo giorni dall'invito che abbiamo ricevuto da Amadeus non abbiamo ancora mai parlato con nessuno della RAI. Si può sapere come pensano di gestire la faccenda? A questo punto ci sembra solo una presa in giro e ci faremo sentire tutti. E in effetti la conferenza stampa del festival di ieri mattina si è compreso che l'azienda ha stabilito cosa far fare agli agricoltori, ma invece è indecisa su chi debba comporre il comunicato. Bisogna capire insieme con la prefettura chi farlo fare. Ci sono arrivate tantissime email, si cerca di spiegare ottenendo un effetto surreale, ma il problema è che non può essere la prefettura a decidere. La formula scelta nella nota RAI rivela l'incertezza. Le istanze degli agricoltori troveranno voce all'Ariston, nonostante l'estrema frammentazione delle sigle e delle associazioni. Di certo i rappresentanti di Riscatto Agricolo non accettano di venire confusi con le tante email di singoli colleghi inviate alla RAI. Noi siamo presenti con la nostra protesta in ben 5 regioni, siamo gli unici in Lombardia e non è poco. La minaccia di Riscatto Agricolo di occupare la città con la potenza di impatto di tanti mezzi ha subito fatto alzare il livello di allerta alla questura di Imperia, che vigila. Per il momento la situazione è tranquilla, dicono, ma è stato proposto di istituire un presidio rafforzato di sicurezza in occasione della protesta, anche per il notturno, per far fronte a ogni evenienza. Ieri la prima incursione è stata pacifica, i contestatori hanno fatto ingresso sul green carpet con la mucca Ercolina 2, prima di essere fermati pochi metri dopo dalla sicurezza del festival. A loro ha portato il sostegno il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri. Sono anch'io un imprenditore agricolo, è una protesta genuina ed è giusto esserci, spiega. Il questore e il prefetto hanno fatto avvicinare il più possibile i manifestanti al teatro Ariston, come volevano, stiamo facendo la nostra parte. Intanto la protesta fa proseliti, tra questi, come aveva profetizzato scherzando Fiorello a Viva Sanremo, il cantante e imprenditore agricolo Albano. Mi auguro, dichiara, che all'Ariston facciano cantare anche gli agricoltori, perché è giusto che ci siano. Questa situazione io la sto vivendo in prima persona perché so cosa vuol dire essere un agricoltore. E anche Geolier, il cantante napoletano tra i favoriti del festival, dice la sua: le proteste vengono dal popolo e il popolo ha sempre ragione. Penso che sia giusto, anche se non so bene la questione. Queste le parole del cantante napoletano. E allora ovviamente continueremo a seguire, lo dicevo, ne parleremo tra poco anche con un ospite, proprio con l'assessore all'agricoltura, per fare il punto della situazione anche in Lombardia. Ma intanto continuiamo a dare uno sguardo alle altre notizie della giornata. Intanto le notizie che arrivano dagli Stati Uniti con le elezioni presidenziali che si avvicinano, il report che imbarazza Biden: anziano, non ricorda più, ira del presidente, la mia memoria è ok, ma in conferenza stampa fa un'altra gaffe. Nel report sui documenti classificati trattenuti dopo essere stato vicepresidente, il procuratore lo definisce confuso e con scarsa memoria. Biden è furioso, mi dice di non ricordare quando è morto mio figlio, come osa, ma poi confonde i presidenti di Messico ed Egitto. C'è una buona notizia per Biden e ce n'è una terribile nel rapporto di 345 pagine del procuratore speciale Hur, reso pubblico ieri. Hur ha investigato su documenti classificati che Joe Biden, da vicepresidente, non riconsegnò agli archivi nazionali. Il procuratore speciale ha annunciato che non ci sono le basi per incriminarlo. Ma la notizia terribile per un presidente 81enne che vuole farsi rieleggere a novembre per altri 4 anni è che il rapporto lo descrive come un anziano con buone intenzioni e scarsa memoria. Il presidente ha risposto poche ore dopo, convocando una conferenza stampa alla Casa Bianca e dichiarandosi soddisfatto che il procuratore speciale abbia chiarito la differenza con Trump e che la questione sia chiusa, ma dispiaciuto per come la notizia del rapporto era stata recepita. Ha spiegato di aver concesso volontariamente al procuratore un colloquio di 5 ore in 2 giorni che riguardava i passati 40 anni e questo nei giorni immediatamente successivi all'attacco del 7 ottobre di Hamas in Israele. La mia memoria è a posto, ha detto, mostrandosi particolarmente ferito del fatto che il procuratore speciale
abbia scritto che non ricordava nemmeno quando fosse morto suo figlio. Come diavolo osa parlare di questo? Francamente, quando me l'ha chiesto, ho pensato che non fossero affari suoi. Non ho bisogno che nessuno mi ricordi quando è morto mio figlio. Poi, parlando degli sforzi per un cessate il fuoco a Gaza e dicendo che la risposta di Israele è stata esagerata, una delle critiche più dure fatte finora al governo di Netanyahu, però il presidente è caduto in un lapsus, definendo al-Sisi il presidente del Messico anziché dell'Egitto. Allora, queste le notizie proprio anche sul presidente americano in vista proprio delle elezioni presidenziali. Andiamo però a vedere poi ampio spazio ovviamente dedicato al Festival di Sanremo. Intanto i dati degli ascolti che come sempre arrivano in questi minuti. Gli ascolti TV della terza serata di Sanremo, 10 milioni di spettatori e 61% di share. Allora andiamo a vedere, nel 2023 a seguire la terza puntata del Festival di Sanremo erano stati 9.240.000 spettatori, 57,6% di share. Nel 2022 la terza puntata della manifestazione Canora era stata seguita in media da 9 milioni, pari al 54,1% di share. E poi gli ascolti invece della serata di ieri, 10 milioni di spettatori per il 60,1% di share, quindi numeri sicuramente in crescita per il Festival di Sanremo. Andando ancora indietro, il Corriere ricorda nel 2021 la terza serata seguita da 7.653.000 spettatori, 44,3% di share, e nel 2020, il primo anno con Amadeus al timone del Festival, la terza serata era stata seguita da 9.836.000 spettatori, pari al 54,5% di share. Quindi i dati di quest'anno in netto aumento su quelli degli anni precedenti. Continuiamo appunto a vedere, è ampio lo spazio dedicato a Sanremo, le pagelle, i voti ai look e poi come sempre gli approfondimenti, ancora la polemica, il giallo per l'ospitata di John Travolta e poi invece anche la polemica con Elena Cecchettin che attacca le parole dell'amore di Mare Fuori a Sanremo, roba da baci Perugina. Andiamo a vedere invece le altre notizie, si parla anche del caso delle molestie all'Università di Torino, sospeso per un mese un docente di filosofia. E poi ancora volevo tornare anche al femminicidio di ieri, lo abbiamo seguito anche nella mattinata di ieri in diretta quando appunto l'uomo a Napoli, un uomo era barricato in casa e purtroppo si è rivelata la vicenda essere l'ennesimo femminicidio. Allora andremo poi a vedere qualche ulteriore dettaglio, ma subito la linea a Cernobbio. Sì, eccoci, siamo qui con il sottosegretario Butti, tra poco interverrà qui nell'aula plenaria di Villa Erba a Cernobbio. Parliamo con lui del rapporto tra innovazione e sanità. Come potrà l'innovazione avvicinare la sanità ai cittadini? Beh, innanzitutto l'innovazione è già massicciamente all'interno del sistema sanitario, stiamo ovviamente lavorando per fare sempre meglio con la tecnologia, assistiamo già ad esempio a interventi chirurgici a distanza, con la tecnologia è sempre più garantita la telemedicina, la teleassistenza. Con la tecnologia e un uso attento e oculato dei dati possiamo intervenire anche sulla ricerca farmacologica e stanno facendo ovviamente gli scienziati passi da gigante, ad esempio in materia oncologica, veramente straordinaria, stamattina se ne è parlato. Con la tecnologia più banalmente possiamo anche accelerare le liste d'attesa, l'odioso fenomeno del no-show, il pagamento dei ticket qualora richiesti e quindi avvicinare in modo semplice il cittadino alla sanità. Ma la tecnologia aiuta anche il rapporto tra medico, che sia medico di base o che sia lo specialista, e cittadino, non solo per quanto riguarda la visita, la diagnosi, ma anche per la cura. Perché la tecnologia, con l'utilizzo, ripeto, oculato dei dati, consente ad esempio una terapia personalizzata e un'assistenza personalizzata. Ecco, però di solito la tecnologia spaventa sempre un po' i pazienti più anziani che fanno magari un po' più fatica ad approcciarsi con strumenti tecnologici. Tecnologia in questo senso significa anche agevolare l'accesso alla sanità ai pazienti più anziani?
La tecnologia deve lavorare per semplificare e consentire l'accesso non solo ai pazienti più anziani o a quelli che magari non sono digitalizzati. Non c'è l'obbligo ad essere digitalizzati, c'è un suggerimento, un consiglio ad esserlo, perché ovviamente il digitale si occuperà sempre più di noi. Nel momento in cui ci dovesse essere un paziente anziano o con problemi particolari, si soccorre ovviamente con l'intervento analogico, per cui la solita telefonata, il solito contatto, e quindi ovviamente è un percorso, noi stiamo cercando di accompagnare, non vogliamo lasciare indietro nessuno, perché ci mancherebbe altro. Siamo una nazione, un popolo che purtroppo sta invecchiando, dove c'è una cronicizzazione anche delle malattie e delle patologie, e quindi dobbiamo intervenire anche su questo. Ecco, lei ha parlato di liste d'attesa, del fatto che la tecnologia può ridurle in un certo senso. In che modo? Ma guardi, ad esempio tantissimi italiani, svariati milioni di italiani, già utilizzano la app Io e PagoPA. Questo ci consente ovviamente di tracciare, semplicemente accadrà questo col fascicolo sanitario elettronico. Il medico prescrive ad esempio un'ecografia, la prescrizione arriva direttamente al CUP regionale, è il CUP regionale che si occupa di trovare la location migliore, non solo quella più vicina al paziente che deve sottoporsi all'esame, ma anche quella più attenta al tipo di patologia del paziente. Il paziente viene avvisato e così, nel caso, paga anche il ticket attraverso Appio, e così immediatamente noi abbiamo la riduzione del problema del no-show, e poi spieghiamo bene che cos'è, e l'accorciamento delle liste d'attesa. Oggi cosa accade? Accade che ovviamente per le disfunzioni anche del servizio sanitario, ma indubbiamente anche per un vizio da parte di tutti quanti noi, si prenota lo stesso esame in 4 o 5 ospedali, aziende ospedaliere, poliambulatori. Dopodiché, quando si riceve l'accettazione, quindi la possibilità di fissare questo esame, ci si dimentica ovviamente di chiamare gli altri 4 ospedali, gli altri 4 poliambulatori per disdire la prenotazione. Cosa succede? Che in questi 4 ospedali noi abbiamo degli slot, si chiamano così tecnicamente, dove c'è un medico, un infermiere e probabilmente anche un apparato elettromedicale per l'intervento, per la diagnosi o per la radiografia, l'ecografia, e questi sono costi veramente straordinari. In questo modo riusciamo ad evitarlo. Chiarissimo, quindi questo sarebbe il no-show, e in questo senso riusciamo poi ad evitarlo. Le faccio un'ultima domanda. Qui a Cernobbio c'è stata a ottobre un altro congresso sull'innovazione, con tema innovazione. Adesso questa di motore sanità, in un certo senso il lago di Como, Cernobbio stanno diventando un po' un punto di riferimento proprio per l'innovazione tecnologica. Sì, io sono molto felice della valutazione positiva sul nostro territorio che tutti gli operatori e gli stakeholder stanno facendo. Indubbiamente ci sarà la seconda edizione a ottobre di Como Lake, quindi Como Lake 2024. C'è quella di questi giorni organizzata da Motore Sanità. Ci saranno degli altri eventi che porteremo sul nostro territorio. La mia idea è che questo possa essere l'occasione giusta per lanciare anche una nuova vocazione del nostro territorio, e cioè quello di essere l'hub della innovazione e della elaborazione delle tesi e delle proposte sull'innovazione. Su questo stiamo lavorando. Ecco, noi qui con questo auspicio del sottosegretario vi lasciamo la linea, a meno che non ci siano delle domande da studio. Grazie Beatrice, grazie al tuo ospite. Torneremo ovviamente a collegarci con voi e per seguire anche il resto dei lavori. Appunto, come dicevi, è previsto anche a breve l'intervento del sottosegretario. Continua naturalmente a chiederci la linea e ad aggiornarci anche sugli eventi a Cernobbio. Torno alla cronaca, lo dicevo ieri mattina, l'uomo barricato in casa a Napoli, purtroppo si è trattato dell'ennesimo femminicidio, omicidio poi seguito da un suicidio, uccide la moglie, spara dalla finestra e poi si suicida, una tragedia ancora senza movente. Omicidio-suicidio per gli investigatori è un rompicapo, il gesto di Lino Pinto che si era barricato in casa, a scuola 2 figli, il terzo in gita. Erano circa le 8 del mattino di ieri quando le urla di una donna provenienti dall'appartamento al terzo piano di una delle palazzine del rione Baronessa hanno messo in allarme i residenti di via Raffaele Testa
al confine tra Barra e San Giovanni a Teduccio. Passati pochi secondi, alle urla sono seguiti alcuni spari, 3 colpi, poi altri 4 esplosi dalla finestra da un uomo, Pasquale Pinto, 54 anni. Nel giro di alcuni minuti in via Testa si è scatenato l'inferno. L'uomo era a cavalcioni sulla finestra della cucina dell'abitazione, in mano teneva una pistola. Ciò che è seguito è stato un evento segnato dalla violenza e da un dolore inspiegabile. Lino Pinto, ex guardia giurata, ha ucciso la moglie Eva Kaminska di 48 anni, accoltellandola molte volte anche alla gola per poi compiere il gesto estremo di suicidarsi, probabilmente ingerendo qualche sostanza. La polizia è intervenuta subito cercando la via del negoziato. Non era chiaro chi ci fosse all'interno dell'appartamento, non era sicuro neppure che la donna fosse morta. Sul posto sono giunti i reparti speciali, le unità operative di primo intervento, insieme a un negoziatore, nella speranza di risolvere la situazione in modo pacifico. Tuttavia, nonostante gli sforzi, la tragedia si era già consumata. Gli abitanti del quartiere, sbigottiti e impauriti, hanno assistito impotenti alle scene drammatiche degli spari e a quelle della successiva irruzione. Uno dei vicini ha raccontato di aver visto Lino sparare dalla finestra, trasfigurato, quasi posseduto. Un altro ha ricordato con sgomento il momento in cui l'uomo ha puntato persino la pistola contro di lui, minacciando di sparargli. La coppia, apparentemente normale agli occhi degli altri, era descritta come affiatata e molto attenta ai 3 figli. I 2 figli più piccoli, una ragazzina di 13 anni e un maschio di 16, erano a scuola al momento dell'incidente, mentre il maggiore, 18 anni, era partito per una gita scolastica il giorno precedente, sereno e ignaro della tragedia che si sarebbe abbattuta sulla sua famiglia. Il destino dei 3 figli rimasti orfani è stato improvvisamente sconvolto. Sarà compito di uno psicologo aiutare i ragazzi ad elaborare e affrontare il dolore che li attende. Nel frattempo le indagini della polizia proseguono per cercare di comprendere le motivazioni dietro questo femminicidio-suicidio. Il blitz è scattato alle 11:10, 3 minuti dopo agenti e caschi rossi sono arrivati al terzo piano. Le trasmittenti gracchiavano ordine e comunicazioni. In strada il PM Raffaello Falcone coordinava l'azione. Ha messo qualcosa dietro alla porta, probabilmente le chiavi. I vigili del fuoco iniziano a forzare l'uscio. Si sente nelle trasmittenti, nel silenzio della strada si odono le parole degli operatori nello stabile, monitorate ogni movimento sospetto. C'era ancora speranza, poi l'irruzione in casa. Una voce in radio conferma che c'è una donna a terra. Era il cadavere di Eva Kaminska. Il corpo presentava numerose ferite d'arma da taglio, sembra una decina. La gola era recisa. Poco dopo la conferma che c'era un secondo cadavere in casa, quello del marito. Entrambi i corpi erano nella stessa stanza, in quella cucina dalla cui finestra l'uomo si era affacciato sparando. La domanda su cosa abbia spinto Lino Pinto a compiere un gesto così estremo rimane senza risposta. Nessuna lettera, nessun biglietto. Del movente si parla anche in strada, nei negozi, nel cortile delle palazzine popolari. Volti mesti e lacrime, commento silenzioso a una tragedia senza senso. Quando era alla finestra aveva una bottiglia di Sorgesana in mano e beveva in continuazione, afferma Mario, dipendente di un vicino centro commerciale, tra le ipotesi che in quella bottiglia potesse esserci qualche liquido che ingerito possa aver causato la morte, ma la certezza si potrà avere soltanto con l'autopsia. Allora questa purtroppo la cronaca dell'ennesimo femminicidio seguito poi da un suicidio. Andiamo però a vedere anche quali sono le aperture degli altri mezzi di informazione. Open dedica l'apertura al Festival di Sanremo, la comicità di Mannino, l'ironia sul disastro Travolta, gli applausi per Mango e Mannoia, il racconto della 74esima edizione della Kermesse Canora, dalla splendida noia di Angelina Mango al borbottio di Amoroso e poi l'ira di Travolta, ricchi e poveri come Barbie, il bacio tra Emma e San Giorgi, i migliori meme della terza serata di Sanremo, la classifica della terza serata, Angelina Mango in testa, sorpresa appunto nella classifica. E poi ancora i video ancora da Sanremo, il bacio di San Giorgio a Emma, poi il messaggio dal palco, ricominciamo tutto con la pace, poi il monologo di Teresa Mannino per le donne e per l'ambiente, ancora ragioniamo come 2500 anni fa. Andiamo invece a vedere altre aperture, andiamo sul quotidiano economico Il Sole 24 Ore, in apertura i dati Istat sulla produzione industriale a dicembre, più 1,1% sul mese, meno 2,1% però sull'anno. Nel 2023 il calo è stato del 2,5%. Poi ancora il milleproroghe, tasse non pagate, redditi non dichiarati, la tregua fiscale riapre i battenti e c'è una nuova chance per le rate scadute. Stop agli adempimenti per gli artigiani, in Consiglio dei Ministri arrivano 45 semplificazioni. Poi invece le notizie dall'estero, il procuratore, andiamo negli Stati Uniti, Biden non va incriminato, è anziano e smemorato. E poi Putin, la Russia non sarà mai sconfitta in Ucraina.
Intanto la giornata dei mercati, borse europee caute a Milano, occhi su Mediobanca e Iveco. Queste le notizie in primo piano sul quotidiano economico. Proviamo ad andare a vedere anche qualche dato in più sul, appunto, sulla produzione industriale. Primo calo annuo dopo il Covid, peggio della Germania, male le auto, risalgono alimentari, elettronica e chimica. I dati di dicembre della produzione industriale presentano rispetto al mese precedente un progresso dell'1,1%, oltre le attese degli analisti, rendendo meno amaro il bilancio dell'anno. Risalita che tuttavia non cambia di molto il trend recente, negativo se si guarda al confronto annuo, dove la riduzione è invece visibile, pari al 2,1%, undicesimo arretramento consecutivo su base tendenziale. Così, dopo un anno di forte rimbalzo, il 2021 e un periodo successivo di relativa stabilità, la produzione industriale nel 2023 ingrana la retromarcia e arretra complessivamente del 2,5%, prima riduzione annua dopo la caduta registrata nell'anno del Covid. Segnali negativi arrivano sia dalla domanda interna, debole in termini di consumi di beni, sia in termini di domanda internazionale, mediamente in calo, a volume di oltre 3 punti nel mondo. Caduta quest'ultima che l'Italia è riuscita comunque ad arginare, riuscendo a mantenersi ancora in terreno positivo nelle vendite nei primi 11 mesi dell'anno. Guardando ai settori, si nota nel mese una divaricazione dei destini abbastanza ampia: gomma, plastica, macchinari e tessili, abbigliamento in frenata, mentre all'estremo opposto elettronica, alimentari e apparati elettrici sono i comparti migliori in terreno positivo, a cui si aggiunge dopo mesi in apnea anche la chimica. Si smorza la corsa dei mezzi di trasporto, quasi al palo, con le auto a cedere l'11% annuo sulla scia della riduzione produttiva di Stellantis, discesa che alla luce degli ultimi annunci nei mesi di rilevazione successiva è destinata a proseguire. Allora, questi sono proprio gli ultimi dati Istat sulla produzione industriale in Italia. Restando un attimo ancora sul quotidiano economico, appunto anche i dati della borsa con la partenza prudente per l'Europa, a Milano più 0,2%, ma scatta Iveco. E poi ancora invece gli approfondimenti del Sole 24 Ore con l'analisi 10 anni di sacrifici alle spalle, banche nell'era dei profitti. Poi anche sul Sole 24 Ore, spazio comunque al Festival di Sanremo, in testa Angelina Mango, ascolti al 61%. E poi l'indagine invece anche della Procura di Torino sulle fiduciarie della famiglia Agnelli, 3 indagati, anche John Elkann. Questa notizia che appunto è stata diffusa un po' da tutti i mezzi di informazione in queste ore, un nuovo filone nella battaglia tra Margherita Agnelli e i figli John Lapo e Ginevra Elkann. C'è appunto un'indagine della Procura di Torino e tra gli indagati c'è anche John Elkann. Si apre una nuova pagina, questa volta di carattere fiscale, nella complicata battaglia sull'eredità dell'avvocato Gianni Agnelli, intentata da Margherita Agnelli nei confronti dei figli John Lapo e Ginevra Elkann. Secondo quanto anticipato dall'ANSA, un focus sulle società fiduciarie del gruppo controllato dalla famiglia Agnelli è stato attivato dalla Procura di Torino con la Guardia di Finanza, che ha acquisito documentazione nello studio di un notaio. Secondo quanto si è appreso, il fascicolo è stato aperto dopo un esposto presentato proprio da Margherita Agnelli, figlia di Gianni Agnelli. Sarebbero 3 le persone iscritte nel registro degli indagati, secondo quanto apprende l'ANSA. Da fonti informate si tratta di Gianluca Ferrero, commercialista torinese, poi dell'amministratore dell'eredità di Marella Agnelli e poi appunto anche di John Elkann, figlio di Margherita Agnelli, presentatrice dell'esposto, che ha innescato gli accertamenti dei magistrati subalpini. Non sarebbero coinvolte le società del gruppo controllato dalla dinastia torinese. L'obiettivo degli accertamenti è verificare l'ipotesi di irregolarità di carattere fiscale, in particolare con riferimento, si apprende, alla residenza fiscale della madre di Margherita, Marella Caracciolo, di Castagneto. Non sarebbe a carico di ignoti il procedimento avviato dalla Procura di Torino sulle fiduciarie appunto della famiglia. Queste sono le notizie anche più di carattere economico e legate alla cronaca giudiziaria. Andiamo un attimo ancora sull'ANSA, perché appunto in primo piano è ancora la protesta degli agricoltori in bus a Sanremo, corteo sul raccordo a Roma, attesa questa sera la protesta. Salta la manifestazione nel centro della capitale e Amadeus invece leggerà un testo dal palco dell'Ariston. I manifestanti in viaggio con mezzi propri o pullman, il testo è condiviso, dicono, e ancora però chiedevano appunto di poter salire sul palco dell'Ariston. Di agricoltura continueremo a parlare anche tra pochissimo con un ospite collegato con noi. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità.
Bentornati a ETG più Today. Allora, stiamo seguendo la Winter School a Cernobbio. Allora, di nuovo la linea a Beatrice Greco. Sì, siamo qui con Gianluca Greco, il presidente dell'Associazione Italiana Intelligenza Artificiale, e con lui parliamo proprio di intelligenza artificiale e di come applicarla alla sanità. Sì, guardi, il mondo dell'intelligenza artificiale sta già impattando profondamente il settore della sanità. Non è qualcosa da venire, ma è qualcosa che oggi è già molto presente nelle nostre sale cliniche, nei nostri ospedali. Tutti i sistemi robotici sono pieni di tecnologie di intelligenza artificiale e occupano soprattutto di aiutare gli aspetti diagnostici. Come, pensiamoci, come se fosse un più potente microscopio. L'uomo ha dei limiti ovviamente sensoriali. I microscopi ci hanno dato la possibilità di conoscere ciò che c'è di infinitamente piccolo all'interno dei nostri tessuti. Queste tecnologie consentono di andare oltre, amplificano la nostra vista, sono in grado di capire delle lesioni tumorali piccolissime e quindi di dare un grande aiuto a supportare la salute pubblica. Ma vengono utilizzati anche in altri contesti, sono sempre più molteplici le applicazioni nello sviluppo di nuovi farmaci. Questo è un tema veramente molto importante. Si sente tanto parlare di AI generativa, si sente parlare di chat GPT, di prodotti ai quali noi scriviamo qualcosa e questi prodotti ci producono un testo. Beh, si può anche fare con le molecole, non tramite chat GPT, ma con dei sistemi ai quali chiediamo molecole di un certo tipo che hanno delle caratteristiche particolari, delle tossicità particolari, reagiscono a determinate situazioni farmacologiche, e poi abbiamo questi sistemi che producono queste nuove drug, queste nuove molecole, questi nuovi farmaci. È un mondo che sta cambiando, è un mondo che impatta anche l'organizzazione però dei nostri ospedali, delle nostre strutture sanitarie. Guardi, la sanità è un sistema complicatissimo, non è fatto solo di tecnologie, non è fatto solo di sistemi di cura, ma è fatto di persone, di organizzazioni, e l'intelligenza artificiale, quella classica in qualche maniera, cioè quella fatta di ottimizzazione, scheduling, può aiutare tanto, può ridurre i tempi di prenotazione all'interno delle strutture, può ottimizzare addirittura i processi all'interno degli stessi ospedali per rendere il tutto più agevole, più funzionale, a misura di cittadino. Ecco, diciamo, quella che ci racconta è una sanità quasi idilliaca, insomma, ci sta dicendo che sarebbe possibile con l'intelligenza artificiale arrivare, fare una visita senza troppo tempo d'attesa e senza poi anche tempo di attesa proprio in ospedale. Guardi, l'ottimizzazione dei percorsi sanitari e proprio degli aspetti amministrativi burocratici è uno dei temi più analizzate e più ricercati negli ambiti universitari. Tanti sono i progetti, io stesso ho lavorato a dei progetti per cercare di gestire bene la turnazione di pazienti che sono sotto trattamento chemioterapico. Qui capisce l'esigenza principale, quella di fare in modo tale che questi pazienti abbiano il maggior comfort possibile. Dobbiamo evitare affollamenti, assembramenti in determinati momenti, e l'intelligenza artificiale ci aiuta a spalmare, a distribuire questi pazienti rispettando tutti i vincoli di natura legati al personale, alle turnazioni, agli infermieri, ma anche i vincoli legati alle specifiche postazioni letto. Facendo queste attività a livello manuale oppure utilizzando dei sistemi artigianali non riusciremo a raggiungere questo livello di qualità a disposizione dei cittadini e delle cittadine. Guardi, è un mondo che non è un mondo utopistico, è un mondo che è lì, dobbiamo imparare a conoscere queste tecnologie. Il vero problema è la formazione, perché nulla possiamo fare di più sbagliato che pensare di non utilizzare queste tecnologie, ma ancor più è utilizzarle male. Abbiamo bisogno di tanta formazione, di capire chi sul campo lavora e ha queste competenze, conoscenze, fare in modo tale che si sviluppino assieme dei programmi di adozione di queste tecnologie su larga scala, perché da queste, se usate bene, possono veramente arrivare grandi benefici per la nostra società. Ecco, appunto, ha toccato proprio un tema, quello della paura in un certo senso di approcciarsi all'intelligenza artificiale. Se ne parla sempre come qualcosa in un certo senso di spaventoso, e applicato poi alla medicina si pensa sempre che sia un modo per allontanare il paziente dal medico. Invece non è così. Assolutamente non è così. Dicevo, ed io credo che sia la metafora più giusta, più corretta da far passare, che questo è un nuovo microscopio. Ecco, guardi, io non ho timore a dire che il microscopio è più potente della mia vista, non c'è nessun problema. Noi siamo degli uomini che abbiamo costruito delle macchine che ci aiutano dove i nostri sensi sono limitati. Questo è un microscopio potentissimo che dà degli strumenti diagnostici che altrimenti non potremmo avere, ma è uno dei tanti strumenti a disposizione dei medici, a disposizione degli infermieri. Loro hanno la possibilità di guardare queste nuove supporti diagnostici insieme a tutti gli altri supporti che hanno, ed insieme soprattutto alla loro esperienza. Ecco, è qui che dobbiamo creare il nostro futuro, nella sinergia che c'è tra le competenze umane e queste nuove tecnologie. Ecco, quindi benissimo, con questo quadro vi ridiamo la linea e ringraziamo il professor Greco.
Grazie, e noi da Cernobbio invece, come avevo anticipato, andiamo a parlare proprio della protesta dei trattori. Abbiamo con noi l'assessore all'agricoltura, l'assessore regionale Alessandro Beduschi, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. È collegato con noi al telefono e allora ci aiuti un po' a fare il punto, perché continuiamo a sentir parlare della protesta degli agricoltori che vogliono andare sul palco dell'Ariston, che manifesteranno a Roma, ci sono anche tensioni anche con i rappresentanti politici. Cosa sta succedendo e qual è la situazione in Lombardia? Ma guardi, sicuramente è un momento di protesta che cova da tanto tempo e soprattutto in tutte le parti d'Europa, ha trovato degli apici importanti e anche molto significativi in Germania e in Francia, quindi zone nelle quali sono venute proteste molto vibranti, anche vagamente pericolose. Noi in Italia abbiamo avuto chiaramente anche noi quest'onda di sdegno di un mondo, quello del settore primario, che si vede da troppi anni penalizzato e quasi direi vessato da logiche comunitarie che portano lontano sia dalla verità scientifica e dalla realtà dei fatti che anche dal buon senso. La parte diciamo ambientale, di un ambientalismo però che non fa onore all'ambientalismo, che occupa importantissimi lobby europee, si è impadronita della programmazione della Commissione, tenendo diciamo la programmazione agricola, quindi la DG Agricoltura, in grande residualità. Abbiamo subito e stiamo subendo misure atte ad arrivare a una sostenibilità ambientale che è fine se stessa, non si basa su presupposti scientifici e soprattutto è vessatoria e penalizzante appunto l'attività agricola. Ecco perché le proteste sono la punta dell'iceberg di un malcontento che rende il lavoro dell'agricoltore ormai ancora più difficile quello rispetto alla difficoltà che la natura stessa del lavoro ha da sempre. Ecco, questo, noi quindi c'è la piena comprensione di questo momento e da parte nostra, la Regione Lombardia, ma anche del Ministero, da sempre c'è stato l'ascolto di queste categorie e da sempre siamo stati al loro fianco. È chiaro che la battaglia politica è volta sicuramente alle prossime elezioni europee, visto che fortunatamente questa commissione va in archivio con davvero molte ombre e pochissime luci. Ecco, abbiamo visto che la rivolta degli agricoltori è indirizzata in particolare alle politiche dell'Unione Europea. Ci sono però delle rivendicazioni che vengono rivolte anche più al governo nazionale. A livello regionale, cosa si può fare e come la regione sta intervenendo, per quanto ovviamente di sua competenza? Allora, stiamo intervenendo sicuramente con le possibilità che abbiamo, visto che la delega diciamo dell'agricoltura è molto importante, ampia, ma è di grande riverbero rispetto alla PAC che è la programmazione europea, e quindi i veri fondi e le vere risorse e le regole del gioco vengono dettate in Europa. Quindi noi diciamo che abbiamo un potere residuale rispetto alla programmazione europea, però ecco, quello che abbiamo fatto e che faremo, anche personalmente ho deciso di andare, e ho iniziato fin dall'inizio del mio mandato, ad andare parecchi giorni della settimana e del mese a Bruxelles a portare le nostre istanze, a sensibilizzare gli stakeholder e gli europarlamentari e anche i colleghi delle regioni diciamo di altri paesi, proprio per creare un sistema trasversale che porti a un cambio di paradigma. E i risultati si stanno vedendo, perché insieme alla protesta giusta degli agricoltori, anche le nostre rivendicazioni stanno portando alla revisione, ad esempio, delle direttive sui fitofarmaci, sull'uso dei fitofarmaci, anche un'apertura rispetto alla direttiva di tratti, a certe regole che si fanno davvero vessatorie e impossibili da sostenere. Noi cosa possiamo fare? Semplificare il meccanismo burocratico che sottende tutte queste stratificazioni normative. Partecipare alla PAC sta diventando impossibile, quindi noi dobbiamo fare tutto il possibile per rendere anche le piccole aziende competitive rispetto all'ottenimento di benefici che questo settore merita.
E allora io ringrazio l'assessore Alessandro Beduschi per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, grazie tante, buona giornata a tutti, grazie. E intanto appunto gli ultimissimi aggiornamenti proprio sulla protesta, andiamo a vederli ancora dall'ANSA, si parla ancora sia di Sanremo che di Roma per quanto riguarda le proteste, confermato il corteo sul raccordo di Roma, mentre altri agricoltori sono in bus verso Sanremo, pressing sul governo, vogliamo vedere Meloni, salta la manifestazione a Roma e andiamo a vedere poi appunto qualche altro dettaglio. Abbiamo prima una persona in linea, pronto, buongiorno. Buongiorno dottoressa, senti una cosa, l'assessore puntano sempre su aspetti che fino a un certo punto aiutano gli agricoltori. Gli agricoltori hanno bisogno di un abbassamento di tutte le quote fiscali che ammazzano il loro settore, punto e a capo. Senza togliere queste tasse fiscali, gli agricoltori sono alla canna del gas, non ce la fanno più. Cioè, inutile che ci giriamo attorno, l'Europa deve parlare forte e chiaro e dire va bene, abbassiamo le tasse su tutto, sulla parte soprattutto che incide dei trasporti per quanto riguarda, e poi si riuscirà forse a cambiare rotta, ma se no siamo sempre lì. La saluto. Grazie, buona giornata, grazie, abbiamo sentito appunto nel tema. È molto complesso ed è a più livelli, sicuramente c'è anche il tema della tassazione e andiamo a vedere quali saranno le istanze che porteranno stasera, perché intanto appunto viene confermato il corteo dei trattori questa sera sul raccordo anulare, questo ha detto Roberto Rosati, uno dei portavoce degli agricoltori abruzzesi, e poi intanto appunto vediamo cosa invece dovrebbe accadere a Sanremo. Una cinquantina di agricoltori e allevatori del collettivo Agricoltori Autonomi Alessandria Asti è partita in pullman con mezzi propri per raggiungere Sanremo. Il comunicato che sarà letto questa sera sul palco dell'Ariston durante il festival è stato condiviso e allora appunto dovrebbe essere confermato che verrà letto un comunicato, mentre lo leggerà probabilmente Amadeus, mentre gli agricoltori e gli allevatori non dovrebbero essere sul palco di Sanremo. Ovviamente poi sono attesi ulteriori dettagli nel corso della giornata. Andiamo però a vedere anche invece le altre notizie in apertura ancora sull'ANSA, oltre agli ascolti di Sanremo. Si parla poi degli Stati Uniti, imbarazzo sulle carte segrete, lo abbiamo letto anche dal Corriere, Biden un anziano smemorato, lui falso, guardate quanto ho fatto. Andiamo a vedere invece anche l'apertura di Repubblica, la guerra sui trattori nel governo, Lega e Lollobrigida si accusano a vicenda, ascesa e declino del cognato d'Italia, Lollobrigida vacilla la colonna della P4 meloniana. E poi ancora agricoltori a Sanremo, c'è un testo condiviso, sarà letto stasera dal palco a Roma a San Giovanni e poi la sfilata sul grande raccordo anulare. Poi lo spazio invece alla serata di ieri e di oggi di Sanremo, la playlist del festival diventa la più ascoltata al mondo, Gioiello, Diodato, Gali nella media, Amoroso d'altri tempi, le pagelle di Repubblica, Eros e Autoironia, così Amadeus rilancia il festival, Ciclone Mannino, Russell Crowe, Non sono travolta, standing ovation per Gianni Morandi, questa la serata di ieri, aperta peraltro da un Amadeus polemico, si è parlato troppo di Travolta e poco di Allevi, riferito appunto alla serata in cui è stato ospitato John Travolta. Torniamo invece anche a vedere l'apertura del Corriere, ancora appunto dedicata alla situazione negli Stati Uniti in vista delle elezioni, e poi dopo l'ampio spazio per Sanremo però ci sono anche gli aggiornamenti invece sul conflitto in Ucraina, perché c'è stato un avvicendamento, Zelensky ha licenziato Zaluzny, preparato e spietato chi è Sirsky, il nuovo generale che riorganizzerà le linee ucraine. E poi un'intervista a Putin, con le parole di Putin, Russia e Ucraina prima o poi troveranno un accordo, invasione di Polonia o Lettonia è fuori discussione. Cosa ha detto il presidente russo appunto in un'intervista, proprio mentre in Ucraina vengono cambiati i vertici e c'è un nuovo generale che si dice appunto dovrà riorganizzare le linee ucraine. Andiamo invece poi a vedere anche gli aggiornamenti drammatici, altrettanto drammatici dal Medio Oriente, il racconto da Rafah, siamo in gabbia davanti un muro e dietro i tank. Intanto c'è stato
l'ennesimo raid israeliano, almeno 8 morti e 18 feriti. Andiamo a vedere proprio il racconto degli inviati del Corriere e le testimonianze. Hanno bombardato, riuscite a farci uscire, siamo in 6, io, mia moglie e i miei 4 figli. Di dove siete? Potete parlare con il vostro ministro degli esteri e dirgli di portarci fuori. Queste le parole di Aved Zaghoud, 38 anni, fotografo di Gaza. Prima di raccontare, chiede aiuto. Proprio Benjamin Netanyahu ha rifiutato l'accordo di tregua con Hamas e ha dichiarato di voler avanzare proprio su Rafah, l'ultima città a sud, a ridosso del muro che divide la striscia dall'Egitto. Siamo di Khan Yunis, da 2 mesi viviamo in una tenda. Ci avevano detto di fuggire qui perché era un posto sicuro, l'unico luogo che non avrebbero bombardato, e invece no. Anche l'ultimo recinto di pace rimasto a Gaza potrebbe diventare terreno di scontri delle truppe di Netanyahu impegnate a stanare i miliziani di Hamas. Ieri in un bombardamento sono stati uccisi 16 palestinesi. Potete fare qualcosa per noi, continua Zaghoud. Lasciare Gaza è quasi impossibile senza doppio passaporto. L'unico altro modo per farlo è quello di pagare tangenti, spesso in contanti, ai cosiddetti intermediari che gestiscono il proficuo traffico delle uscite. Il prezzo medio va da 5 a 10 mila dollari a persona. Allora, questo è anche il racconto drammatico dalla striscia di Gaza, ma torniamo a sentire un altro dei protagonisti del forum di Cernobbio. Sì, eccoci, siamo col dottor Soi, ci parlerà proprio di intelligenza artificiale, ma entreremo proprio nel concreto con anche esempi dal resto del mondo. Quindi partiamo proprio da questo: come può aiutare l'intelligenza artificiale entrando nel concreto nella vita dei pazienti e anche dei medici? Dei medici e anche delle famiglie. Non dimentichiamoci che va ricordato, l'intelligenza artificiale è un po' quasi come la rivoluzione del telefonino, e quindi nella misura in cui le capacità di calcolo, i computer di oggi consentono di utilizzare questo tipo di tecnologie che molti si dimenticano in realtà è estremamente datata. L'intelligenza artificiale nasce nel post bellico della Seconda Guerra Mondiale. Turing inventò l'algoritmo per decodificare i messaggi che venivano inviati dalle diverse truppe in battaglia. Quindi è vecchia come tecnologia. Dove sta la modernità? Che gli strumenti tecnologici di oggi consentono un'applicazione rapida e concreta nella vita di tutti i giorni. Pensando alla sanità, ci sono elementi come l'analisi del fabbisogno da qua a 5 anni, analizzando le condizioni socio-economiche, territoriali della popolazione e anche attraverso i dati del fascicolo sanitario qual è la loro condizione di salute, io posso prevedere in quel territorio che cosa capiterà nei prossimi 5 anni. Beh, questo vuol dire poter disegnare un modello organizzativo di presa in carico degli assistiti secondo logiche molto diverse da quelle attuali. Oggi usiamo tecniche statiche, non tecniche dinamiche. Questo è un aspetto. Altri aspetti sono, per esempio, quando parliamo di ausili clinici, le protesiche minori, ci sono le tecnologie mutuate dalla Formula 1, come per esempio il disegno delle pinze dei freni delle Formule 1, che per la protesi che sono quasi la stessa cosa, cioè io sono in grado di modellare la protesi in funzione del soggetto all'interno del quale deve essere impiantata. Ora potete facilmente immaginare che ha un duplice vantaggio. Allora, il primo è che sto cercando di andare il più incontro possibile a quella che è la necessità del paziente e dell'assistito. Il secondo è che cerco di ridurre il più possibile le recidive derivanti da questo tipo di impianto, andando a calibrare l'impianto in funzione di questi soggetti. Quindi lei dice che l'intelligenza artificiale può aiutare a capire quali protesi possono essere più idonee per un paziente, analizzando quello che è stato un po' lo storico? Allora, quale protesi in realtà la decide il medico, come disegnarla? E qui arriviamo a un altro concetto, che sono i team interdisciplinari, no? Esattamente come la Formula 1, io ho l'ingegnere medico e poi ho l'esperto dei freni, quindi in questo caso mi trovo un medico, una diagnosi, un intervento da effettuare e chiedo all'ingegnere di disegnarmi, nel caso della protesi, la migliore protesi da impiantare, che poi produrrò con magari stampanti 3D. Quindi riuscite a immaginare che l'approccio verso questo tipo di assistito
è completamente diverso, e non stiamo parlando di cose futuribili, parliamo di cose che esistono già oggi, cioè questo tipo di tecnologia già oggi è estremamente presente. Qual è l'elemento di difficoltà per dispiegare tutta questa potenza nel concreto e dare gli effettivi vantaggi che tutti noi ci aspettiamo? Molto è nella formazione, cioè intanto bisogna sapere che queste tecnologie esistono e poi bisogna sapere come utilizzarle. Anche col telefonino all'inizio avevamo i nostri bravi imbarazzi, ancora oggi molte persone non sanno utilizzare i telefonini di ultima generazione, però questo non ci deve far rinunciare, anzi bisogna pensare che in questo caso bisogna aumentare la formazione, introdurre questi concetti, avere un po' meno paura e bisogna sperimentare, è inevitabile. Tutto ciò che è moderno nasce da una sperimentazione. Oggi molte sperimentazioni sono già in corso, dobbiamo farle diventare qualcosa di sistema. Certo, lei mi ha parlato anche di intelligenza artificiale che può essere utile per aiutare gli anziani a casa propria, ce lo spiega? Ah, ce n'è moltissime di queste applicazioni, ne racconto una perché la trovo estremamente qualificante. Uno dei problemi degli anziani legati soprattutto ai territori dispersi, anche al fine di evitare la desertificazione di questi territori, là dove l'anziano è solo e ragionevolmente però sta bene, perché sradicarlo dal proprio territorio dove ha vissuto degnamente e anche probabilmente con una qualità di vita superiore a quella di tutti noi nelle aree metropolitane? Allora il tema è: porto la badante digitale a casa tua, non ti sposto, non ti porto in un RSA. E questa badante cosa fa? Beh, intanto attraverso dei piccoli sensori che possono essere dati a questo anziano, orologini da polso piuttosto che altri, fino a livelli di sofisticazione molto alti, mandano dei segnali. Attraverso questi segnali io so se l'anziano si sta muovendo in casa, se sta camminando, se è caduto, perché posso avere anche degli elementi legati ad allarmistiche sulla caduta, gli accelerometri all'interno degli orologini wearable che oggi sono disponibili sul mercato. Quindi io ricevo una serie di segnali e posso effettuare una serie di chiamate per sapere se sta bene, se non sta bene, se ha mangiato, se non ha mangiato e così via. Questo rassicura la famiglia da un lato e dall'altra li lascio nel loro territorio. Cosa fa l'intelligenza artificiale su questo? Bene, agisce su tutte queste informazioni che ricevo e vede qual è la rischiosità rispetto ai soggetti dopo averli guardati nel loro comportamento quotidiano, vede la loro rischiosità e quindi profila, possiamo dire in questi termini, quelle che sono le azioni da intraprendere per tenerli sereni a casa loro. Serena la loro famiglia, e in alcuni casi ci sono anche dei modelli di allenamento per cui si gioca in rete esattamente come fanno i ragazzini, lo possono fare anche gli anziani scambiandosi le foto dei nipoti, dei migliori viaggi che hanno fatto durante la loro vita e così via, e questo viene utilizzato per allontanare la finestra di rischio delle demenze senili. Questi modelli sono già stati presentati in Europa, sono stati sperimentati e oggi potrebbero andare in larga scala per poter sviluppare dei modelli di assistenza a queste persone a casa loro, senza necessariamente sradicarli dal loro borgo di nascita. E questo ottiene due vantaggi: qualità di vita per loro, qualità di vita per le loro famiglie, e dall'altra il fatto che se io non li sradico dal loro territorio non porto via un pezzo di economia che altrimenti andrebbe persa. Assolutamente. Un'altra applicazione ci diceva invece per aiutare in un certo senso i medici di base e quindi non togliere le pratiche burocratiche. Pratiche burocratiche, diciamo in alcuni casi risparmio di tempo, no? Perché poi un po' di burocrazia, quando io prendo un carico un paziente c'è sempre, qualcosa devo scrivere, però io posso farlo in maniera molto più intelligente rispetto al passato. Allora, partiamo da esempi che ci ha lasciato il Covid, no? Nel Covid non ci potevamo troppo muovere, anzi il movimento verso un medico poteva essere un movimento di rischio, un incontro poteva essere un rischio. Allora ci sono state soluzioni che hanno utilizzato, banalizzo ma per farci comprendere, un po' i sistemi all'Alexa di turno, no? Magari tutti noi conosciamo, la Siri sui nostri cellulari. Allora io posso chiamare in modo assolutamente naturale degli strumenti di questo tipo che mi fanno una specie di pre-screening al posto del medico. Perché mi stai chiamando? Qual è il problema? Fammi capire. E in alcuni casi questo fa risparmiare tempo,
perché voi dovete pensare che la macchina non ha limitazioni col numero di chiamate, no? Se io sono un medico trovo occupato e dopo un po' mi indispettisco anche, pensate ai massimalisti che hanno oltre 1500 assistiti. Allora, se io trovo questi meccanismi di prefiltro che mi preparano la scheda, io poi quando richiamo il mio assistito ho già la scheda in mano. In alcuni casi, su diciamo segnalazioni non particolarmente gravi, anzi superficiali, la risposta è diretta da parte della macchina. Guarda, avviso il medico, però chiamami se persistono determinati sintomi. Oppure, guarda, per 2 giorni è normale, ti chiamerò io fra 2 giorni per verificare se c'è una certa persistenza. Potete immaginare cosa vuol dire per un medico. Ecco, quindi abbiamo visto anche un'applicazione proprio per i medici di base, quindi un aiuto che in un certo senso già è un primo approccio con il paziente che velocizza alcune pratiche. Quindi con questo vi ridiamo la linea, poi vi aggiorniamo naturalmente da qui, da Cernobbio, nei telegiornali. Grazie a Beatrice, al tuo ospite. Abbiamo sentito già molti degli aspetti che si stanno affrontando a Cernobbio, ne sentiremo altri, come proprio ci diceva Beatrice, nel corso anche del telegiornale. Ovviamente continueremo a seguire la giornata conclusiva della Winter School a Cernobbio. Ci avviamo invece al termine di questa puntata. Volevo dare solo uno sguardo all'apertura del Corriere del Ticino, perché anche in questo caso si parla di Biden, ha gravi problemi di memoria, l'anzianità tema centrale nelle presidenziali. In conferenza stampa il presidente degli Stati Uniti si è difeso dalle sempre più pressanti osservazioni sulle sue facoltà mentali, ma è incappato in una nuova gaffe. La questione è sempre più importante nel dibattito elettorale e anche Trump, spesso alle prese con simili passi falsi, dovrà guardarsi le spalle. Allora, queste le notizie proprio sulla campagna per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. In apertura sull'ANSA e sui principali mezzi di informazione resta il tema degli agricoltori, ne abbiamo parlato nel corso della puntata. La protesta dei trattori attesa questa sera sia con una manifestazione a Roma sia con la lettura probabilmente di un comunicato dal palco dell'Ariston, dove invece probabilmente non saranno presenti gli agricoltori. Continueremo ad occuparcene, vi invito a continuare a seguirci con il nostro telegiornale, con la prima edizione alle 12.30, con il nostro sito e con i nostri canali social sempre aggiornati. Siamo arrivati invece al termine per ETG più Today, l'appuntamento è per lunedì mattina alle 10.30, grazie per essere stati con noi, buona giornata e buon fine settimana.